ascoltando. 3, 2, 1, tanti si chiedono perché lei, come uno scrittore di grande successo, segue sempre la professione di professore universitario. C'è un motivo? Sì, il primo motivo è perché mi piace molto stare vicino ai giovani. Io non sono più tanto giovane e invece i miei studenti sono giovani e essendo giovani mi fanno capire i problemi che hanno loro adesso, quelli veri, quelli che appartengono ai ragazzi che hanno 20-25 anni. E poi è una cosa bella perché io l'anno dopo sono un anno più vecchio, ma gli studenti che arrivano hanno la stessa età. E poi c'è un altro fatto anche molto importante, che per me la scrittura non è una professione, è una vocazione. E voglio che resti così. Non vorrei mettere sul mio passaporto professione scrittore. Voglio che ci resti professione professore. E noi siamo a Vecchiano adesso, vicino a Pisa. Questa è la regione dove lei si sente a casa. Sì, questa è la regione delle mie radici. Questa è la mia, dove io ho passato l'infanzia. Questa era la casa di mio nonno, dove io sono legato profondamente. Questo villaggio, sono come in famiglia, sono tutti i miei amici, conosco tutti, è la mia zona, è la mia lingua, è la mia Toscana, è una certa Toscana marittima con una sua storia, e questa è una zona garibaldina e anarchica, è la mia infanzia, è casa mia. Ma... Grazie. Prego. Possiamo fare adesso, se lei rimane un po' seduta, una panoramica di questa stanza. Lei può fare quello che vuole, fumare o qualcosa del genere, diciamo, e poi farei... E questo, volevo dire, naturalmente non fa parte di questo triangolo, diciamo, lei ha un successo che sta... Quasi che siamo tutti e tre vivi, sembra così, non... Sì, va bene. Sì, la togliamo, facciamo una cosa più soft, ecco, insomma. Va sì, bene. Sì. Tanto per avere un po' di spazio prima. Questa domanda, sì, che in Germania ci sono praticamente questi tre famosi nomi della letteratura italiana, Eco, Tamaro e Tabucchi, sì, e questo triangolo, lei come si sente in questo triangolo? Io non mi intendo molto di geometria, sono sempre andato pessimamente nella geometria, triangoli di vario tipo, isoscele, scaleno, eccetera. Non lo so, credo che siano, ciascuno di noi è uno scrittore con le sue caratteristiche ben definite, molto individuali, e suppongo anche che può darsi, non lo so, è solo una mia ipotesi, perché rischierei di fare della sociologia letteraria, che ciascuno di questi tre scrittori abbia dei lettori forse diversi, suppongo, come è ovvio, insomma, perché
perché la letteratura è una cosa vasta e i gusti sono molto diversi. Quindi è difficile dare formulare delle opinioni su questo fatto. Evidentemente sono anche in qualche modo, se questo succede in Germania come forse altrove, ciascuno di questi scrittori esprime una, non solo una sua propria voce, ma anche una sua maniera di interpretare i problemi e la realtà, non solo italiani, quindi una maniera di essere, tre maniere diverse forse di essere italiani e anche tre maniere di interpretare i problemi del nostro tempo. Grazie. Prego. Ok, danke. Ecco, questa mi sembra più soft. Sì, è più. Stefano, puoi andare un po'? Azione. Vita. Azione. Bellina, cosa fai lì? Misha, vieni. Vieni, Misha. Azione. Vieni, scemo. Dalla Rita. Rita! Che io potrei sempre usare quello, la prima Sì. risposta, no?